Comunque, ragazzi, neanche una settimana che sono in standard e già mi ha rotto il cazzo. Buongiorno, ragazzi, come sicuramente avrete capito dall'introduzione, oggi andiamo a provare un mazzo equipaggiamenti con la nuova abilità Form Mirrodin che è stata introdotta in Phyrexia All Will Be One. E niente, stavo creando suspense, ma niente, andiamo a vedere la lista. Ecco qui le carte che ho deciso di utilizzare. Kemba, K-Enduring è la carta feature del deck sostanzialmente, è quello sulla quale gira tutto. Quando lui entrerà o entrerà un altro gatto, potremo spostare i vari equipaggiamenti per dare rapidità o per dare doppio attacco, cose così. Rabbit Battery, Seaman Sling in comune hanno il fatto di essere delle creature molto cheap che attaccano fin da subito e con Reconfigure possono essere subito spostate su Kemba quando entrerà di secondo turno o più avanti. Goro Goro lo utilizzo soprattutto perché riesce a dare rapidità e mi sono reso conto che in molti matchup può essere veramente fondamentale avere una creatura rapida. La sua seconda abilità è molto meno giocabile, tuttavia le creature equipaggiate sono modificate. Perché no, ci può stare che riuscite a svangarla con questo drago creato da Goro Goro. Yorkaden, altra aggiunta della nuova edizione. Come potete vedere, anche lui sinergizza con i vari equipaggiamenti, soprattutto con le creature equipaggiate. Non è male il fatto che abbia Trample, anche se è solo un 2-2, tuttavia mi aspettavo qualcosina di più da questa carta. Come vedrete nei match, è ok, ma nulla di più. Lion Sash, altra carta molto utile perché riesce a rimuovere pezzi importanti dal cimitero degli avversari o nostri ingrossandosi. In più, badate bene, è un gatto, quindi attiverà l'abilità di Kemba entrando in campo. Lizard Blades, altre creature con Reconfigure, molto importante il fatto di dare Double Strike. Scendono di secondo, possono ingrossare tranquillamente altre creature. Una volta morte la creatura sulla quale sono equipaggiate, tornano ad essere creaturine fortissime. Cloudsteel Kirin ne ho messo un 1 per giusto perché è una creatura evasiva. Essendo un equipaggiamento è sempre importante poterla spostare su creature magari più forti e dando volare. Insomma, l'abilità di Reconfigure non so quando riuscirete a giocarla. Bladehold Warwhip è una carta che mi ha stupito piacevolmente. Non pensavo fosse così performante, invece in questo deck ci sta bene. Soprattutto perché in realtà molto spesso non avrete un 2-2 con Double Strike, bensì un 3-3, perché probabilmente se le cose sono andate bene ci sarà già Jukka equipaggiato con qualcosa e quindi potenzierà tutte le creature equipaggiate. Lauren's Escape l'ho messa perché ho notato semplicemente che in standard ci sono due tipi di mazzo, o i control che spaccano creature tutto il tempo o i monorossi che spaccano i coglioni tutto il tempo. Questa qua riesce a sopperire ad entrambe le cose. Rebel Salvo, altra carta della nuova espansione, molto interessante Affinity for Equipment perché conterà la nostra Simian Sling, il Rabbit Battery. Sono creature che potranno attaccare e nel frattempo ridurranno il costo di questa carta. Non è per niente male, anche togliere Indistruttibile con le nuove carte che sono uscite è una buona aggiunta. Chiudiamo con Dragon Wing Glider, mi pare che nelle partite che andremo a vedere non la vedremo mai, non la giocheremo mai, quindi secondo me la carta ci può stare, è molto interessante. Tuttavia, se voi vorrete provare questo mazzo, fatemi sapere se ha effettivamente effetto, perché io mi sa che non l'ho mai, mai giocata. Per le terre, nulla di particolare. Ho voluto provare questa carta nuova, The Mycosynth Gardens, perché potrà copiare gli equipaggiamenti e le nostre creature. E ricordatevi che all'occorrenza rimarrà comunque una terra. Bene, abbiamo finito il pippone. Sicuramente il mazzo non è una figata, ma vi renderete presto conto che almeno un monorosso gli mette le mani in faccia. Buona partenza. Vai di partire con la Simian Sling. Ok. Facciamo Kemba. Ah, dovevo attaccare prima, che tonto. Dovevo attaccare prima. Ah, vabbè. Ho fatto un errore. Abbiamo perso un danno. No, 4 mana. Cioè, 2 mana, 4 danni, no. Così di botto, ti prego. Ok. Cioè, ok.
chissà che Jumbo Jumbo vuole fare. Sì. Attacchiamo. Bam bam. La partenza è buona, però non abbiamo più niente in mano. Beh, se lo doppia va comunque bene, ragazzi. A noi ci rimane la creatura sotto. Buono. Hop. Hop, hop, hop. Terra passo. Ma stiamo giocando contro un mono rosso. Ok. Uccidiamo questo. La nostra Lizard muore. Buona questa scimmettina. Siamo un po' spompi con le carte in campo, ma va bene. Siamo contro il mono rosso. Perfetto. Ok. Mechanai. Ah, la bellissima carta che mi fa schifo. Canopy, interessante. Vediamo come distrugge tutto adesso. Bene. È veramente contro il mono rosso, ragazzi. Però potremmo piscare il dragoon rapido, no? Il formirro di Nildrago. Perfetto. Tutto quello che volevo vedere l'abbiamo visto. Drago! Va bene, questa va bene. È qualcosa. Fosse arrivata un pelo prima. Ok. Quindi schianterà anche questo. Quindi lui non ha più carte in mano. Cioè lui almeno si è esaurito. Adesso noi è il momento in cui inizieremo a pescare solo terre. Benissimo. Benissimo. Sembra giusto. Ne abbiamo già 5, quindi uno te lo ammazzo. Tanto prima o poi rimarranno lì fermi, fanno un botto di danno sti cose con i canais, perché ovviamente li ha pescati in fila. Quindi questa è molto buona. Questa è molto buona, ragazzi, io lo dico. Allora aspetta, quanto costa equipaggiare? 30.000. C'è un permanente tipo l'ho vista, questo diventa un 2. Poi esiliamo qualcos'altro permanente da lui. C'è lo smoldering egg. Olè. Ed è già un 3. Non possiamo parare, ma lui non è che può attaccare proprio indisturbato. Pescherà una terra, anche perché se lo merita. Questa è una buona cosa. Soprattutto perché noi facciamo così. Lui ha double strike, però fa la doppia parata e ce lo stecca. Quindi non attacchiamo. Benissimo. Facciamo così. No. Che uno è. Quindi no. Poi facciamo, guarda, così. Che se vuoi tirarlo su Kemba mi fai un favore. Magari è tonto e lo tira su Kemba, ragazzi. Non vorrei mai dire che è tonto, però magari è tonto e lo tira su Kemba. Benissimo. Benissimo, ha fatto il lavoro degli dèi. Ti picchio. Questo tu pari. Sì. Benissimo. Ora tu un danno dove lo fai? I due danni dove li fai? Li fai a me. Benissimo. Next to damage. End of turn. The Dodd. Trilla. Si finisce mai, di importunare le persone. 3 danni, ma noi faremo così. Da 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 da. Un permanente mio. Tu. Resolve. Sono coglione. Le mie sinapsi sono coglione quanto me. Ah, fregato da una carta di merda.
Sono una persona molto intelligente. Pass. Mamma mia, ma posso aver fatto quella stupidata? Perché ne fa una in più, no? Mamma mia. Che tontolone. Che tontolone. Io faccio pezzi, non sto ad equipaggiare adesso, ragazzi. Ok. La braid va benissimo. Cavolo, ho buttato la partita. Perché lui poi lo pescava dopo, Braid, no? Sono veramente. Ah! No! Ma come Blast Zone? Ma questo è in giù. Ma costano zero, eh. Amico, non fare il mio errore. Costano zero. Quindi, una poderosissima 1-1. Eh sì, una passata te la dà. Che partita, ragazzi. Proprio due giocatori forti. Sì. È stata divertentissima. Due tonti che si prendono a testate e fanno misplay su misplay. Benissimo. Buona questa mano. Eccolo qua, il Dragon Wing Glider. Che era lui, caspiterina, che prima cercavo. Allora, gioco prima questa, ragazzi, perché mettete che pesco un sacco di terre di fila. Son che Zana la usiamo con il channel. Perso, abbiamo perso, abbiamo già messo i blocchi. E invece Son che Zana la useremo come giusto che sia. Se noi non peschiamo una terra. Aspetta, aspetta, prima. Più attacco. Non para. Pensavo potesse parare in realtà, eh. Ce lo spippoliamo sopra, eh. Così abbiamo già un bel 4-4 ciccio ciccio. Voldaren. Va bene. Dopo il mazzo mono rosso control, abbiamo mono rosso fastidio. Ma allora, noi potremmo giocare il Cloudsteel. Se glielo equipaggiamo e vogliamo. Stiamo facendo Voltron, però poi. Ma perché è mono rosso, ragazzi? Secondo me fa un sacco di fatica lui a gestire. Sono un tonto. Ah, giusto, il gatto deve entrare, non. Io attacco, lui cosa fa? La doppia parata più un botto? Vabbè, va bene, abbiamo un altro Kemba. Buona questa, tra l'altro. Ok. Fa le giocate tutte in pila così che non servono a nulla, ma va bene. Chi sono io per giudicare? Eccolo qua, l'incantesimo più brutto della storia che tutti giocano. Ma a me va benissimo, ragazzi, va veramente bene. Allora, vediamo un po' come si può. Paue. E con questo attaccheremo. A questo punto giocherei con lui. Questi attaccano. Bam bam! Tiè! Mechanized Warfare. Continuo a pensare che sia una carta orrenda questa, ragazzi. Io non so, sarò io che sbaglio, per carità. Per carità, non è che. Anche che fa questo a me non cambia nulla. Cioè, anzi. Guarda, mi ha fatto un favore, ragazzi. Toh, facciamo così. E li mettiamo questa. Questa diventa un 3. Questo è un 3. Ok. Bella parata, visto che travolge. Allora, stiamo facendo tutto con 3 terre, il che non è male. A Reckless Impulse, ok. La Kumano. Un Lightning Strike. Cioè, anche questa cosa. Sì, ci sta uccidendo i Kemba, ragazzi. Ma quelli sono 4 danni che non può sparare in faccia a noi. Cioè, capito?
Secondo me il gioco. Esatto, cioè non vale la candela. È un incantesimo di merda. Ok, partiamo per secondi. La mano c'è. Non è così male. Abbiamo anche la rimozioncina. Ah, non è male. No, però un altro mono rosso basta. Cioè, basta. Ragazzi, vi porto solo match contro mono rosso. Ma la gente ha un'identità. No, adesso l'ho insultato. Questa è l'unica terra rossa che aveva nel mazzo. Santa miseriaccia, santa miseriaccia. E sto coso? Cosa gli diciamo, mo? Pesante, eh? Possiamo riconfigurare, attaccare con Kemba 3-3. Da lui passa, poi ci spara 3 danni in faccia, abbiamo perso. Questo mi state dicendo? Però la vedo come se abbiamo perso sempre. Cos'è quel baule lì? Vabbè, facciamolo lo stesso, ragazzi. Sì. Giusto, 4-4 perché prende più di uno per... Ecco, essendo un 4-4 gli è un pochino più difficile ucciderlo, magari. Allora, lui il doppio rosso ce l'ha. Gli è difficilissimo ucciderlo. È stato veramente... è stato proprio impossibile per lui ucciderlo. Vabbè, la cosa buona è che comunque... ne abbiamo preso 2 carte. Va bene così, dai. Non ha tantissime carte in mano. Dopo ne avrà 4, ma... possiamo pensare di segarlo, quel coso lì. Allora, il Lion Sash è molto forte, secondo me, contro di lui. Però io giocherei Goro. E... così. Non starei ancora a ucciderlo. Non starei ancora a ucciderlo, perché il turno dopo... Ma perché fanno così quelli con mono rosso? Ma che problemi hanno? Dio aiutami! Teniamo. Buona. Con Kemba sarebbe stata fortissima. E invece non ce l'abbiamo Kemba. Posso. Qua si va di Goro. Continuando a spararci in faccia, avrei potuto giocare tranquillamente prima la montagna. Invece che tirarmi un'altra leppa. Voi cosa dite? Devo far così. Vabbè, l'ho appena detto, ragazzi. Cioè, sono veramente un somar. Anche perché qua ho perso dei danni. Cioè, sto proprio giocando. Pepe, pepe, pepe. Dai, meno 2 a tutti. Andiamo alla prossima partita. No. No, 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 no. Aspetta, perché sto pensando di far così, ragazzi. Perché no? Figuriamo qua. Allora, se vuole tradare con Goro Goro, a me va bene. Va bene. Pensare che potrebbe avere una rimozione dopo. Che ci devo fa? Il mazzo è quello che è. Però ci rimane giù la Lizard. Quindi non è un grosso problema. Arena di Firenze. Sì. Forse... potere. Vediamo un po' cosa fa. Allora la rimozione di massa non ce l'ha, se ci sta pensando. Va bene, va bene. No, pure cut down, no. Potrebbe, cioè, sono qua che faccio...
Allora, ragazzi. Qua devo provare a entrare in combat. Devo prima entrare in combat, ma non mi farà entrare in combat, ovviamente. Fa cut down. Va bene. Però questo vuol dire che la Lizard può menare. Ma perché non mi è tornata la priorità prima di dichiarare gli attaccanti? Lui ha fatto una cosa di conseguenza e dovrebbe tornare a me. Non mi esprimo. Vediamo un po'. Non so veramente cosa diavolo è successo. Cioè, poco male, però se. Non ho capito, doveva tornarmi la priorità. Devo essere in full control per una cosa basica di Magic? È un po' strano, però vabbè. Un altro. Va a 3. Uccio, che va a 3. Questo vuol dire che ha un altro cutdown. Miseriaccia. Miseriaccia, un altro cutdown. Miseriaccia. No, non ce l'ha! Ha sbagliato. Comunque, ragazzi, ci tengo a dire che più vedo standard e più Explorer non fa così cagare effettivamente. Explorer è standard è terribilmente sbilanciato verso i control. Non. Gli aggro sono terribili. Rispetto ai con. No, un altro mono rosso. Raga, io non mi posso mettere video solo di mono rosso, però. Cioè, sono venuto in ranked perché pensavo che ci fossero i control. Se. Giornata mono rosso. Vabbè. Monastere, sì. Niente, lui tira dritto. Cioè, lui non gliene frega niente. Va bene. Ragazzi, ne faremo una ragione. Lo facciamo. Qui ce lo uccide. Ma. Bam. Ma che devo fare? Certo, forse con i due Lorans in mano non era il top questa giocata. Però alla fine. L'incantesimo brutto. Che cazzo attacca con quello? Ma guarda, manco paro. Manco paro. Che se no surrenda anche lui. È un'altra partita che dura un secondo. Lo battiamo lo stesso. Allora, è quella doppio strike. Cazzo, però è uno. Lui è a uno. E quindi lui ci ucciderà il turno dopo? Non lo sapremo mai. Vi dico io perché non ci ucciderà il turno dopo. Perché noi facciamo questo. Ma no. Beh, oddio, perché no? Beh, spostarlo poi costa 5. Ah sì, ma gli diamo questo da Hexproof. Ah no, Hexproof è indistruttibile. No, 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 submit 0. Basta così. End of turn. Mechanized. Se più forte. Boh, boh, boh. Ha trovato il parante. Boh, boh, boh. Ecco, con questa giocata ha appena perso. Perché se lui attacca come un tordo, io parerò sempre anche che me lo ammazza su Lawrence. E poi lui non ha più bloccanti. Bravo, bella giocata. Cioè, mi seguite, ragazzi, abbiamo vinto. Perché lui adesso probabilmente punterà a uccidere Kemba per far sì che perda il più uno la nostra pedina. Quindi, secondo lui, muoiono tutti. Ma abbiamo lo scoiattolo, il coniglietto rapido 1-1. Questo è il momento in cui sta realizzando, mi sa. Ah, si parte bene. Vediamo.
Allora, ragazzi, facciamo questo perché dobbiamo stare aperti poi con Kemba per proteggerlo. Ok, questo è buono. Li mettiamo su questo. Ok. E attacchiamo. Non avevamo dubbi di questo. Questo non è male. Questo non è male, è qualcosa. O comunque un pezzo. Un po' di danni gliel'abbiamo fatti adesso. Probabilmente Kemba morirà perché avrà un'altra rimozione. No. Ok. Ok, ma scusami, re-equip quanto... Ah. Aspetta. Allora noi facciamo così. Scusa, eh. Noi... Perché non spararli? Perché non spararli? Andiamo dritti. Fa la rimozione di massa, dite voi. Sì, però con quello che avevo in mano non è che cambiasse molto. Ma quindi la rimozione di massa che hanno loro a costo 4 non me la ricordo. Non mi ricordo qual è a costo 4. Mi ricordo il meno 2 a costo 3. Ma non mi ricordo con questi colori cosa hanno. Non, sinceramente non mi interessa neanche troppo. Ecco, Kemba adesso è una patacca. Kemba adesso è una patacca. Però attacchiamo il più lo rigiochiamo. Adesso vediamo come gestisce questa situazione. Allora, go for the throat lì, giusto. E quindi muore. Benissimo. Ci sto pensando, ragazzi, non è che sono morto nel guardare questa mano. Che oddio, quello mi provoca. Non abbiamo il drop a 1. Yor è lentissimo. Io mi allicherei. Cioè, il problema è che come facciamo a sapere che troviamo una mano migliore? Così. Tranquillo a me. Teniamo. Tanto Bones ci sta pensando. Vinceremo così, stando fermi. Boh, ragazzi. Chi vivrà, vedrà. Col senno di poi, quella di prima era una mano magnifica. No, mano rosso, io non ce la faccio. No, mano rosso, io non ce la faccio. Non ce la faccio, ragazzi. Vi giuro, no, non lo faccio apposta. Non so perché attiro tutti questi monorossi oggi. Eppure monorosso fa schifo. Cioè, veramente funziona contro i contro. Io lo vi. Cioè, se lo riusciamo a battere con questo mazzo brutto, perché è brutto. Com'è possibile che. Cioè. Picchiami, picchiami. E meno. Bah. Cioè, siamo qui a spararci in faccia a petardi. Tra l'altro abbiamo pescato due terre di fila. Ci ho fatto caso adesso che noi eravamo partiti veramente da... Buccia quello che fai, amico. Leggi bene le carte. Vedete che ho proprio voglia di fare questo, ragazzi. E poi questo. Eh sì. Va bene. Ok.
And ok, per ora sono 9. Cioè siamo a 9, non sono 9, my turn. Lupetto, e quindi adesso tu muori, perché io ho top deckato Loran e Skip per entrambi. Sì. Ok. No. Un'altra. GG. Bam. Ragazzi, scusate il mono rosso, io non ce la faccio più. Fanculo mono rosso. Bene ragazzi, il video termina qui, finalmente, perché mi stava venendo una sincope con tutti quei mono rossi. Io vi ringrazio sempre per il supporto che mi date con i like, lasciate dei commenti o iscrivetevi al canale se vi piacciono i contenuti che sto portando. E niente, al prossimo deck.